Bentornati ragazzi in un nuovo video delle Poké News, rubrica domenicale dove andremo a vedere quelle che sono state le notizie più interessanti di questa settimana a tema Pokémon e Nintendo. Il manga dello sparatutto Splatoon, marcato Nintendo, verrà localizzato pure in Europa e negli States entro la fine del 2017. E verrá stampato per mano di Viz Media. Il manga narrerà le vicende del Team Blue, composto da Googles, il protagonista, e dei suoi compagni Headphones, Glasses e Nitcap. Siete appassionati di Splatoon? E se sì, a voi questo manga ispira? Mario Kart 8 Deluxe, in uscita il 28 aprile per Nintendo Switch, è già stato criticato in modo molto positivo dalla critica videoludica. Mario Kart 8 Deluxe ha totalizzato un sonoro 94 su 100 da parte di Metacritic, superando perfino gli 88 su 100 della sua versione del 2014 per Wii U. Voi cosa ne pensate di questa versione dell'ormai apprezzatissimo gioco di casa Nintendo? Abbiamo finalmente conferme circa l'uscita della Premium Collection dedicata alle evoluzioni dei Pokémon iniziali di Alola. Ogni Premium Collection conterrà una carta a figura intera di uno starter con la relativa carta Jumbo, sempre a figura intera, 6 pacchetti di espansione, una spilla, una moneta da gioco e infine un codice per il gioco online. Queste collector saranno disponibili dal 6 giugno e costeranno $40 l'uno, che da noi diverrebbero 37 euro, ma che quasi sicuramente arrotonderanno a 39. È stato inoltre rivelato il nome della terza espansione di Sole e Luna, ovvero Burning Shadows, che avrà come tema il 20° lungometraggio della saga e come Pokémon mascotte Necrozma. L'espansione uscirà in America il giorno 4 agosto, da noi ancora nulla. Cosa ne pensate? Di recente Niantic, tramite il proprio profilo Twitter, ha annunciato di essere allo sviluppo di uno strumento in grado di evitare la manomissione del GPS in Pokémon Go. Dopo le numerose lamentele di giocatori che usano l'applicazione in modo corretto, non modificando le proprie coordinate, Niantic sembra aver finalmente intenzione di ascoltare la community. Voi avete mai usato programmi in grado di cambiare la posizione in Pokémon Go? Se sì, avete ricevuto mai un ban da The Pokémon Company? Raccontateci la vostra esperienza. Bene ragazzi, anche per queste Poké News è tutto. Io vi ricordo di postare qui nei commenti l'hashtag Poké News e non dimenticatevi di lasciare un bel pollicione lì in su. Mi raccomando, condividete il video con i vostri amici e attivate la campanella delle notifiche. Ah già, mi raccomando, iscriviti. Noi come sempre ci vediamo in un prossimo video. Ciao ragazzi!